entrare nel porto dalla barca è un qualcosa di veramente unico. Uno può farlo 100 volte, sia un tuffo al cuore da quanto sia bello ed emozionante. Il nonno è nato e cresciuto a Portofino, un grande carisma. Venivano apposta per provarlo, per conoscerlo, per scambiare qualche parola. Mio papà è quello che ha creato questa attività. Per lui la sua vita è il lavoro. Lui è partito dal zero, dal nulla. Ha avuto la bravura, la visione di vedere che questo poteva essere un lavoro del futuro. Ci ha creduto talmente tanto che... La barca che faccio io è come un figlio, è una soddisfazione enorme. E bisogna fare le cose come si deve. Non tutti capiscono la lavorazione che c'è dietro per fare questa barca. Ha tanto di manuale, di artigianale, di pezzo unico. Quando vengono i tappezzieri, tutte le volte devono prendere le seste per fare le cuscinerie e le tappezzerie, perché non c'è una barca uguale all'altra. Completamente controcorrente. Tutto l'allestimento, sia interno che esterno, in legno. Il cliente ha proprio la possibilità di farsela come meglio preferisce, un po' come un guanto su misura. Dalla prima all'ultima vite è tutto fatto a mano. Ancora adesso mio nonno intaglia tutti i tappini per i chiodi, cosa che ormai non fa più nessuno. Questo dà a chi sale sulla barca la sensazione di quella tradizione che c'è sempre stata nella nautica. Se un pezzo non viene bene, lo leviamo, lo rifacciamo. La sera passo, vedo quello che abbiamo fatto, se noto qualcosa che non mi va, lo marco con un pennarello, all'indomani si leva e si rimette. Lo zio Gaetano è proprio un tutt'uno col suo lavoro. Sa tutto per quanto riguarda la costruzione delle barche. Quando lo vedo che lavora con le sue mani, col legno, lo vedo proprio contento e soddisfatto di quello che fa. A volte vedo che è più orgoglioso quando i clienti vengono in cantiere rispetto a quando magari fanno le prove in mare a Portofino. Ho vissuto sempre qua. Io sono nato sotto una barca. Ho preso un pezzo di carta e mi sono messo a disegnare. Faccio questa barca e la porto qua. Un cliente mi dice: che barca è quella lì? È una barca che ho fatto io. Dopo mezz'ora mi ha fatto l'assegno al 50%, alla sera sono arrivato a casa, a mia moglie buonanima gli ho detto: io vado a mangiare al ristorante. E poi ho avuto la grossa fortuna, perché io ho avuto una fortuna enorme di mio figlio, che quando ho finito di studiare mi ha detto: papà, è da bambino che sono con te, io vengo con te. È stata la mia più grossa fortuna del mondo. Ho avuto due educazioni nella mia vita, quella familiare e quella sportiva. Io ho fatto sport a livello professionistico fino a quasi a 20 anni. Mi ha dato un'inquadratura, mi ha comportato dei sacrifici enormi che li ho fatti volentieri e che poi mi sono serviti nella vita, perché se devo fare un sacrificio sono abituato. Però questo ti dà poi soddisfazione. Io ho visto la nostra piccola attività crescere, sta crescendo, ho imparato tanto dalle persone anche che hanno collaborato con me. Noi facciamo 3 tipi di barche: quella di legno, l'utility, la corvetta e la paragina. È diventata ormai la barca di Portofino. Siamo sempre rimasti fedeli al primo progetto dell'utility che aveva fatto mio nonno, quindi riprendiamo sempre nei nostri scafi questa forma da lancia inglese. Sono barche che tengono molto bene il mare, sono dolci sul mare e hanno questa chiglia un po' pronunciata, un po' profonda, che le permette di evitare un po' di rollio sull'acqua quando la barca è ferma. Sta portando tanto di quello che non si vede,
sta facendo un ottimo lavoro a livello organizzativo, a livello di web. Spero che rimanga e che le piaccia anche a lei, perché poteva fare una carriera in aziende più strutturate, più grosse a livello manageriale, per quello che ha studiato. Invece ha voluto provare a far crescere ancora di più quella che è un'azienda storica di famiglia. È come se fossimo tre aziende in una, perché noi facciamo il noleggio, facciamo il rimessaggio e facciamo la costruzione. Vedo quanto le persone apprezzino la bellezza, i dettagli e l'unicità di quello che facciamo. I nostri clienti dicono che sono talmente eleganti le tue barche che quando girano attorno alle barche grandi di 30-40 metri ci sono loro che guardano noi invece che noi guardare loro. Il lavoro manuale sarà il futuro. Negli anni abbiamo preso e poi assunto ragazzini che sono venuti a fare lo stage da scuole professionali e poi si sono fermati con noi, perché è veramente un'opportunità. La speranza è quella di poter andare avanti negli anni e uscire da quelli che sono un po' i confini del Tiguglio e della Liguria. Riuscire a farci conoscere ancora di più all'estero per quelle che sono le nostre caratteristiche, che quindi è un'impresa familiare che ci mette il cuore in quello che fa, che costruisce un tipo di imbarcazione veramente made in Italy, completamente artigianale. Per me qua è uno dei posti più belli del mondo. Non vorrei vivere da nessun'altra parte.